Errore, diciamo così, allacciarsi così come punto di non solo di arrivo ma anche di partenza alla figura di Conte. Era proprio indispensabile, non c'era nessun altro nome per trovare appunto un punto di mediazione che non facesse così implodere poi la trattativa a quel tavolo, anche con altre richieste. Insomma, adesso non rifacciamo tutto il discorso. Ma la trattativa a quel tavolo è implosa, o meglio è esplosa, e sarebbe esplosa in ogni caso. Adesso è stato ricordato, Matteo Renzi aveva un obiettivo molto preciso, non è stato un irresponsabile, come qualcuno, il punto non è mica l'irresponsabilità, è stato molto responsabile rispetto ai suoi interessi, un atto di teppismo politico con cui ha fatto deflagrare una maggioranza nella quale aveva un ruolo marginale. Questo è il punto. L'obiettivo di Renzi era Conte, certo, ma Conte era un obiettivo di risulta. Anche qui il racconto di uno scontro caratteriale, per carità, i caratteri contano sempre, le persone in carne ed ossa, ognuna ha una sua specificità, una sua storia. Ma è ovvio che l'obiettivo Conte è l'obiettivo di chi in quel momento, in questo quadro, rappresentava una sintesi più avanzata rispetto a un'alleanza inedita, instabile, perfino dal punto di vista identitario e culturale. Io penso che quella instabilità fosse perfino un fattore, penso, un po' positivo, perché ne consentiva e spero ne consentirà in futuro, e il lavoro che stiamo facendo anche nella riunione di ieri sera per cercare di tenere insieme questa alleanza, fare in modo che questa alleanza discuta, almeno costruisca i passaggi nel modo più coeso possibile, va in questa direzione, ne consentiva uno sviluppo e un'evoluzione potenzialmente più dinamica. Renzi voleva farla saltare, l'avrebbe fatta saltare in ogni caso, e il punto non è Conte. Conte era il punto di riferimento di questa alleanza, certo, quindi io penso che sia stato giusto fare quella scelta, non era né un innamoramento né un legarsi mani e piedi, Ma era una scelta. Poi c'è anche un altro dovevate andare a fatto che vedere. voglio dire in conclusione. E cioè che io penso che il Presidente del Consiglio in questi mesi abbia lavorato bene, in un momento difficilissimo, anche discutiamo di un sacco di cose, ma anche l'iniziativa Dice Pomicino, Inter-Europa e la credo costruzione. citando il poker, dovevate andare a vedere, Dovevate no? andare a vedere, perché in realtà, se in realtà sia il Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico dicono il Presidente Conte O non è niente. assolutamente rimuovibile, beh, Il avete punto, delle. Pomicino, il In punto è che politica se le vuole andare a rigidità vedere non se qualcuno pone funzionano. quella questione, ma come è noto, non è stata mai posta, perché Renzi ha raccontato la favoletta al paese, prima Vabbè, quella melenza del sacrificio delle ministre sì, che si però. difendevano, Ma non insomma, c'è dubbio una che era cosa quello un il po' di testo. Sì, però cattivo gusto. Renzi, Nel quando ha fatto il governo paese reale, il Conte problema degli bis, italiani, faceva che è il più comodo. grande dolore e sacrificio è dimettersi da ministri quando la gente c'è cioè il Però problema quando ha che si fatto il Conte bis, dimette faceva comunque comodo, volontà dal Renzi. lavoro, dal futuro, eccetera. E poi ha spiegato a tutti che lui mica aveva problemi di posti, Conte, no, no, il problema erano i contenuti. Naturalmente siamo andati a vedere sui Ma i contenuti, ma contenuti era il è lì gioco che sul si è quale era aperto la fuori tombola, con potere. la quale stavate discutendo, ma il vero tema era l'assetto della squadra, che è un elemento essenziale, non è un elemento le poltrone, l'inciucio, tutte le fregnacce No, che no, la no, Seconda Repubblica certo. dice. Il dato vero è l'assetto della squadra, è la guida della Quindi mi squadra. scusi, È la Pomicino, guida della squadra. Renzi, quella di Renzi è stata politica, ha fatto E politica? non c'è dubbio, e in realtà ha fatto politica avendo due scenari possibili, o quello di un rilancio della maggioranza con una guida diversa, e una guida in particolare l'aveva sollecitata da parte del Partito Democratico, che era un partito strutturato rispetto al Movimento 5 Stelle, o altrimenti lo scenario di un governo Draghi. E la rigidità, è vero, del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico ha fatto sì che in realtà si fosse arrivati alla scelta del governo Draghi. Ma è questo il tema vero. Renzi ha posto delle questioni per interesse personale, lo sarà pure, ma ha posto delle questioni politiche che veniva sentite fra 2 anni anche da una parte del Se Partito posso, Renzi ha fatto Democratico. politica. Sì, prego, Renzi ha Cattaneo. fatto politica esattamente come l'aveva fatta ad agosto del 2019, quando invece aveva permesso la nascita Certo, del governo Conte appunto. giallo-rosso. Allora Renzi era salvatore della patria contro la deriva delle destre e andava E benissimo aveva Renzi. fatto bene in Poi quella Renzi adesso occasione, ha fatto bene invece anche in ha messo questa in gioco occasione. altre capacità per mandare a casa Conte, allora diventa il nemico del popolo. Questa Ma visione no, della no, ma guardi, sinistra, che quando Cattaneo, fa non è le questo cose il per punto. sé è Renzi, giusto certo per che fa politica, definizione, ma oppure nessuno invece è nega che nemico Renzi per faccia politica. Il definizione. punto è anche qui è qual è il segno di un'iniziativa politica. Cioè,
Io do un giudizio quando uno fa politica rispetto a quello che fa. Ma lo sapevi, Mattogliani, com'era Renzi? Ma tutti fanno politica, io non sono di quelli che... Renzi lo sapevi com'era, no? Non è questo il mio linguaggio, guardi, non ragiono così. Tutti fanno politica legittimamente. Il mio è un giudizio esattamente sulla politica che ha fatto Renzi. Dico, l'ho detto prima, ho detto non è stato irresponsabile, caratteriale, ha fatto politica lucidamente, ha lavorato a sfasciare un quadro. Però quello che dice, Pomicino è che poi che le rigidità penalizzano sempre quelli che invece poi sono veloci, diciamo così, a cambiare il gioco, a spostarsi, a muoversi, insomma, in qualche modo. Insomma, la rigidità, sì, però bisogna anche avere un rapporto con... Lei sa meglio di me, la rigidità nelle trattative politiche porta all'esplosione. La flessibilità nell'ambito di una coalizione è elemento essenziale, ma a noi molte volte il Partito Socialista ha rotto il governo perché non riteneva la guida democristiana in quel momento utile. Noi mica ci siamo fatti uccidere a difesa di quel presidente. Abbiamo cambiato il presidente del Consiglio. Pomicino converrà con me sul fatto che il quadro fosse un po' diverso, diciamo, un partito che aveva il problema di cambiare il Presidente del Consiglio, diciamo, a seconda dell'andamento delle relazioni politiche con una serie di partiti con cui faceva il governo stabilmente e senza eccezione. Dunque era un quadro un po' diverso da questo punto di vista. Certo, la rigidità può essere sempre un problema. Poi si incaricherà, come al solito, la storia o la cronaca, fate voi, di indagare sugli errori più o meno rilevanti sul piano tattico, nella gestione delle ore della trattativa. Però c'è un punto politico che riguarda anche il rapporto col Paese. La voglio dire così, non è soltanto una questione di sintesi legata all'equilibrio, no? Perché 5 Stelle sono più rigidi, PD piuttosto che l'EU o qualcun altro. C'è un punto che riguarda il fatto che c'è un problema nello spiegare al Paese, in questo quadro, che in fondo non c'era niente di particolarmente problematico. Si ricomincia con la stessa maggioranza di prima, ma che facciamo? Cambiamo il Presidente del Consiglio. Vorrebbe dire dare un giudizio politico sull'operato del Presidente del Consiglio. Io insisto, non è che il recovery plan, l'iniziativa in Europa, la costruzione di alleanze è stata un'operazione nella quale questo governo e questa maggioranza non hanno avuto alcun ruolo, perché anche questo racconto, anche basta, cioè il racconto è chiaro che Forza Italia, la Lega vadano in giro a spiegare che sono tutti stati incapaci e finalmente arrivano competenti, ognuno fa il suo mestiere, e per carità, però questo è un racconto un po' distorto, però che qualcosina non andava bene lo diceva anche altra parte della maggioranza, Fratoianni, il PD, come dire, ha dato una che qualcosina non andava bene, anche il PD lo diceva, ma se sì, non proprio apertamente, forse mandando avanti qualcun altro. Ma io non ho detto mai che andava tutto bene, ma guardi, l'ho detto anche io, sono cose che non ho votato, anche qui, non l'ho mai negato e l'ho sempre detto, il punto è un altro, è che raccontare al Paese, dalla sera alla mattina, che tutto si risolveva perché si era cambiato il Presidente del Consiglio, sarebbe stato un po' ridicolo. Ma non era solo il Presidente del Consiglio, avete fatto la stessa cosa voi. Allora, io vi ringrazio, saluto Fratoianni, Silvia Sciarilli Borelli e Cattaneo, saluto tutti, andiamo in pubblicità e poi arriva Emilio Carelli.